Lunedì 28 novembre gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo Pascoli Forgione di San Giovanni Rotondo sono stati impegnati nell'accoglienza delle delegazioni del progetto Erasmus Plus Vote, che vede interessati oltre all'Italia anche Inghilterra, Bulgaria, Turchia, Spagna e Grecia. La tematica centrale del progetto è la salvaguardia dell'ambiente da parte delle generazioni future e il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. L'obiettivo che l'Italia ha preso in considerazione è stato il 12.5, vale a dire come ridurre sostanzialmente la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo, il riutilizzo dei materiali. Le attività hanno avuto inizio con la manifestazione svoltasi nell'atrio del Plesso Pascoli, dove si è esibita l'orchestra con i vari inni accompagnati da messaggi di benvenuto nelle varie lingue dei paesi ospiti. Altamente coinvolgenti i discorsi tenuti per l'occasione dalla dirigente scolastica, dottoressa Maria Fiore, dal sindaco, professor Michele Crisetti, dall'assessore alla pubblica istruzione, dottoressa Vittoria Steduto, dal mini sindaco e dal mini consiglio degli istituti. Pascoli Forgione, San Giovanni Rotondo, Italy. On behalf of the school community, I represent you are welcomed to our school and to Italy. For us it is a great honor to be part of the Erasmus ECHO, European Culture Heritage out of the classrooms, and collaborate with European countries such as England, Spain, Turkey, Bulgaria and Greece. We have a common goal to achieve sharing knowledge of the different European cultural and environmental heritage with particular attention to the goals of Agenda 2030. This Erasmus project, like all the others that the European Union promotes and supports, has a further objective: strengthening boys and girls' new skills, such as communication skills, teamwork skills, respect for different cultures. These skills are fundamental in the cultural and the personal development of each boy and girl. These skills are the basis of the creation of a European and global identity, an identity that goes beyond national borders and is placed in international and intercultural contexts. It is an identity that guarantees superior values such as solidarity, hospitality, peace, democracy, respect for individual and the people's freedom. Today, more than ever, there is a need to promote these values, and everyone can must do it in the different context of life. We, as educators, have a great responsibility
to train and educate these boys and girls, future citizens of tomorrow. That is why we are called to this task with a sense of dedication, love, and awareness. Thank you for listening, and I wish you to spend pleasant days in our town and with our school community. Thanks everyone. Una cosa la posso dire in maniera sincera, quasi ovvia, ma che non è mai così scontata, è che attraverso queste iniziative si mette il seme della concordia e della pace in Europa. E siccome attraversiamo un periodo bruttissimo, questo è il segno evidente che l'Europa, i bambini, gli alunni, gli insegnanti, le scuole sono i veri protagonisti della costruzione di un'Europa aperta a tutti e formata soprattutto dai principi della pace e della concordia. Okay. La dirigente, quindi tutto l'istituto, stanno portando appunto avanti da alcuni anni questo progetto di confronto con le altre culture e quindi anche con l'altro modo di fare didattica, di fare scuola. Buongiorno a tutti e benvenuti in Italia, alle delegazioni di studenti e insegnanti di paesi che insieme a noi partecipano al progetto Erasmus VOD, The Voices of the Earth Project. Siamo lieti di ospitarvi in San Giovanni Rotondo e nell'Istituto Comprensivo Pasquali Forgione. Mi chiamo Samuele Lombardi e vivo a San Giovanni Rotondo. Grazie a un altro progetto intitolato Coloriamo il nostro futuro, sono stato eletto mini sindaco e insieme ad altri 16 studenti formiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Noi siamo un esempio di partecipazione alla cittadinanza attiva. L'esperienza del mini consiglio comunale rappresenta un modo per esserci, un modo per capire che la politica può e deve essere dedita alla crescita e alla responsabilità comune, nel pieno rispetto della legalità e dei valori fondamentali della Carta Costituzionale e dell'Europa Unita, nella libertà e nel dovere di cooperazione tra i popoli. La mattinata è poi proseguita con la visita guidata del centro storico, dove sono stati mostrati agli ospiti gli scorci più significativi del borgo antico, in particolare la chiesa di Sant'Orsola e il museo dell'arte e delle tradizioni popolari Michele Capuano. Guida d'eccezione la professoressa Rosa Di Maggio, che con la sua conoscenza della storia e delle tradizioni locali ha illustrato in modo coinvolgente i vari luoghi visitati. La pausa pranzo è stata lietata dal ricco buffet offerto dalla scuola primaria con prodotti tipici della cucina italiana. Il pomeriggio è stato movimentato dai ritmi del gruppo folk Li Zampit e dall'esibizione della body percussion, nonché dall'esecuzione di balli tradizionali dei vari paesi coinvolti nel progetto.